Bene, oggi vi presento in anteprima mondiale su YouTube un pezzo di storia della 27MHz, lineare BBE-Y27S3 della BBE Italy di Biella, ditta che faceva delle apparecchiature fantastiche, sia a livello meccanico sia a livello elettronico di circuiteria, erano davvero davvero fatte bene. Vi faccio vedere una cosa che per i nostalgici come me non apprezzo, ossia il fascino delle valvole. Questo monta 5 valvole russe, è stato completamente sistemato, mi è arrivato distrutto sia dal tentativo di riparazione del ripristino da parte di altri, sia dal trasporto che praticamente l'ha completamente rotto perché hanno lasciato inserite le valvole che giustamente durante il trasporto si sono rotte, si sono staccate, hanno tirato via tutti i fili, hanno rotto la torretta della nautica e quindi è stato completamente ricostruito. Condensatori della giusta capacità, dei giusti valori, relè nuovi, cavi nuovi, sistemato con le trappole per le VHF, trasformatore completamente ricostruito sul quale poi vi racconterò un aneddoto. L'unico problema che non sono riuscito a risolvere è lo strumentino dei kilowatt nella nautica che purtroppo è inchiodato e niente, ovviamente non si trova il ricambio e per adesso va così, poi magari più là vedremo di trovare qualcosa di recupero. Stand by e go. Abbiamo sistemato qua le varie spie. AM, SSB, low, bassa potenza, alta potenza. In alta potenza la ventola parte in maniera più decisa. Trasformatore completamente ricostruito, in quanto il suo originale era in dispersione, era in perdita. E di conseguenza, appena veniva acceso il lineare, saltava il differenziale di casa, in salvavita per capirci. È stato, diciamo, stato riparato in questa maniera: è stata tolta la terra dalla spina ed è stato consigliato di usare un filo che andasse dallo chassis del lineare verso un termosifone o un tubo qualsiasi in modo da non prendere la scossa quando si toccava lo chassis, cioè cose proprio da folli, ecco, per non dire altro. Quindi, trasformatore completamente ricostruito con la presa intermedia per la bassa potenza, tutto rifatto, tutto sistemato, allineato e coperto. È stato un lavoro lungo e certosino in quanto non si trova lo schema elettrico e non si trovano molte informazioni su questo lineare, però alla fine ha portato i suoi frutti. Velocemente vi faccio vedere cosa tira fuori. Siamo a VG 20 W, pilotiamo il lineare con 5 W in FM, siamo col Pluto solito. Allora andiamo direttamente in alta potenza che l'ho già accordato. Andiamo, scala 2 kW, sono... Sì, giustamente dobbiamo andare. Go! Ecco, stavamo col lineare spento. Sono 650 watt circa. Facciamo un'altra cosa. Facciamo la prova in AM in PEP, sempre scala 2 kW. Pilotiamolo con 2 watt. Ok, sono 2 watt di mura 7-8 modulati. Ora. Ora, 1, 2, 3, prova radio, ora, 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 ora. È quasi 1 kW di uscita. Andiamo in bassa potenza. Allora, bassa potenza è qua. Pilotato, facciamo sempre il pilotaggio prima. Quindi, pilotiamo con i soliti 5 W. Sì. Andiamo, go. Scala 200 in bassa potenza. Tira fuori 70 watt. Adesso lo chiudiamo, togliamo le valvole e lo spediamo al proprietario, sperando che vada bene così. Più di questo non sono riuscito a fare. Un saluto a tutti, Francesco Radio Killer.